Bene amici di androidblog.it, oggi vediamo insieme un approfondimento su quello che è il nuovo software di Nokia X. Si tratta del Nokia X Platform, un sistema operativo sostanzialmente basato su Android che porta una gran serie di novità che adesso analizzeremo insieme in questo approfondimento. Eccolo qui dunque il Nokia X con a bordo il Nokia X Platform nella versione 1.1, che è forse, o meglio, è sicuramente la versione di lancio con cui Nokia ha presentato questi suoi dispositivi, tra virgolette, Android sul mercato. Dopo aver visto in modo approfondito il Nokia X e come si comporta nelle varie situazioni, andiamo a vedere un po' in modo più approfondito come si comporta questo software e quali sono le funzioni che esso ci può offrire. Innanzitutto la schermata principale, quella che vedete qui sotto la nostra telecamera, è quella che trovate non appena accendete lo smartphone, non appena vorrete ritornare a quello che è il menu principale con tutte le applicazioni. Nonostante si tratti comunque di Android, manca la possibilità di utilizzare un drawer dove sono elencate tutte le applicazioni. Infatti qui, dopo aver installato una qualsiasi app dallo store o tramite APK, verrà mostrata qui diciamo in questo menu principale che raccoglie un po' tutto ciò che è installato a bordo del nostro dispositivo. Come vi dicevo, lo stile ricorda senza dubbio molto quello di Windows Phone, con queste tile colorate, ognuna con un colore diverso, e stanno proprio ad indicare la presenza di diverse applicazioni. Proprio a proposito di queste tile, proprio come su Windows Phone, vedete cliccandoci sopra c'è la possibilità di espandere le loro dimensioni, oppure nel caso di un'applicazione che abbiamo installato separatamente, vi è la possibilità di rimuovere la tile e quindi di disinstallare l'applicazione, oppure anche di modificare il colore di questa tile cliccando il pulsante in basso a destra che si illumina. Insomma, infatti potete vedere che è possibile diciamo, trasformare il colore della tile da quello originale ad altri colori già presenti diciamo, all'interno del sistema operativo. Una funzione che ovviamente manca su Windows Phone, ma che sta per arrivare con l'aggiornamento di Windows Phone 8.1. Ritornando a parlare un po' del sistema operativo in generale, dobbiamo ovviamente dire che il Nokia X Platform è formato sostanzialmente a base Android, la versione 4.1.2, che dà appunto le sembianze a questo sistema operativo che troviamo qui in versione 1.1. Sistema operativo che, come vi dicevo, richiama Android sotto davvero pochissimi aspetti, e uno di questi è proprio il menu delle impostazioni. Il menu delle impostazioni che è stato organizzato proprio secondo lo stile di Android, non a caso trovate qui tutte le impostazioni per la connettività, le impostazioni del telefono che ci permettono di gestire la doppia SIM, le impostazioni della suoneria, il display, la memoria, la batteria e le applicazioni, e poi qui una serie di opzioni tra virgolette secondarie che ci permettono di regolare le notifiche, Fastlane, che adesso andremo a vedere insieme di cosa si tratta, e alcune altre impostazioni. Qui poi vi è la possibilità di settare i vari account, la data e l'ora e le informazioni sul telefono. Abbiamo nominato prima in precedenza Fastlane, che si tratta appunto di una nuova modalità introdotta da Nokia sul suo Nokia X, sul suo Nokia X Platform, ovviamente che è disponibile anche sui vari Nokia X Plus e Nokia XL, che sono i fratelli tra virgolette maggiori di questo Nokia X, che è il base di gamma di questa serie di smartphone. Fastlane, dicevamo, è una sorta di integratore di notifiche che mostra tutte quante le notifiche e tutte le ultime applicazioni che abbiamo aperto sullo smartphone, mostrandoceli dunque in questa pagina. Vedete, in questo caso abbiamo notifiche di Messenger, notifiche di aver utilizzato diverse applicazioni, tra le quali Fruit Ninja, il lettore musicale, ci avvisa di aver fatto una chiamata, il browser che abbiamo aperto con tutta la relativa pagina che stavamo leggendo e diciamo via dicendo. Tutte queste opzioni sono integrate all'interno di Fastlane, che è raggiungibile tramite uno swipe dalla schermata principale verso sinistra. Quindi accederemo a Fastlane e vedremo tutti i contenuti che vi abbiamo appena elencato.
Dicevamo, formato su base Android, ma la più grande pecca, a mio parere, è quella della mancanza dei servizi Google, almeno ufficialmente. Dico almeno ufficialmente perché comunque dopo alcuni giorni dalla presentazione di questo Nokia X e di conseguenza del suo sistema operativo, la community di sviluppatori di XDA è comunque riuscita a portare i servizi Google a bordo di questo nuovo sistema operativo. Servizi Google che quindi comprendono applicazioni del calibro di Gmail, di YouTube, di Google Drive, Google Keep e tutte quelle comprese nel parco applicazioni delle Google App, e di conseguenza sono state anche limitate, o meglio, sono state rimosse da questo Android, tra virgolette, tutto modificato, tutte le applicazioni che richiedono appunto i servizi Google per poter funzionare, una delle quali appunto YouTube, che fa parte appunto del parco di applicazioni delle Google App. Scusate, tuttavia questa mancanza appunto delle Google App e di conseguenza del Play Store va a compensarsi con la presenza di questo store di Nokia. Uno store che integra parte delle applicazioni già presenti sul Play Store, ma dico parte perché sono presenti solamente davvero una piccolissima parte delle milioni di applicazioni presenti già sul Play Store. Ovviamente questa mancanza si può anche ovviare tramite l'utilizzo di market alternativi. Market alternativi che non sono considerati illegali in quanto vengono distribuiti sullo stesso store di Nokia, come ad esempio One Mobile Market e Aptoide. Diciamo che possiamo servirci di questi due market alternativi per scaricare applicazioni che sul Nokia Store non sono presenti. Market alternativi che possono essere ancora aggirati tramite l'installazione di applicazioni tramite APK, che quindi per i più smanettoni è forse anche più comodo rispetto a scaricarlo da un Aptoide o un Mobile Market. Quindi tramite Sidelod oppure tramite APK, che è possibile copiare nella memoria interna tramite computer. Sarà possibile installare poi tramite un file manager che vedete qui installato in modo predefinito, quindi Astro File Manager. Possiamo servirci appunto dei file APK ed installare tutte le applicazioni disponibili su Android che in parte sono compatibili con questo Nokia X. Dico in parte perché può capitare di trovarsi di fronte a delle applicazioni che non sono compatibili con questo sistema. Però diciamo che gran parte delle applicazioni che noi abbiamo avuto modo di testare non ci hanno dato alcun problema di compatibilità e di conseguenza sono risultate di facile installazione e non ci hanno dato diversi errori durante l'installazione. Andando adesso a bloccare lo smartphone, vedete qui la schermata che ci mostra l'orologio, che è molto ispirata alla funzione Glance presente su Nokia. La funzione Glance che appunto permette, dopo aver bloccato il dispositivo, di impostare un timeout, grazie al quale poi decideremo per quanto tempo mostrare l'orologio sullo smartphone, e appunto rimane attivo il display, consumando ovviamente una quantità di batteria davvero irrisoria, e ci permette di mostrare l'orologio sul display nonostante abbiamo lo schermo spento. Oltre a Glance, un'altra caratteristica che è stata portata dai nuovi Nokia Lumia è senza dubbio il Double Tap to Wake, ovvero il doppio tocco per svegliare il dispositivo. Ovviamente non è un qualcosa che funziona davvero molto bene per quanto abbiamo potuto notare in questi giorni di utilizzo, però comunque funziona e non funziona. Quella che vedete qui invece è nella lock screen di questo dispositivo, nella quale è presente ovviamente, oltre l'orologio e la data, tutte le notifiche che abbiamo magari ricevuto e non abbiamo letto. In questo caso abbiamo solamente la notifica dello store che ci segnala la presenza di 8 aggiornamenti da scaricare per le nostre applicazioni installate, e quindi è possibile rimuoverla in questo modo effettuando uno swipe. Insomma, questo è il nuovo Nokia X Platform, è quello che ci può offrire, senza dubbio un sistema che ha ancora molta strada da fare, ma che nel complesso riesce a garantire delle buone prestazioni. Ovviamente non si tratta di un sistema super reattivo, però ci si può considerare soddisfatti nell'utilizzo quotidiano, che comprende un po' la parte relativa alle telefonate, alla messaggistica e alla navigazione browser leggera. Se avete qualche domanda, come sempre, non esitate a scriverci. È per Android Blog Nicola De Cillis.